senti un po' strano? Sì, sono un po' leggero. Ma dove siamo finiti? Nello spazio, Danny. In uno spazio nella galassia lontana, lontana. Guarda, c'è la Soju 2020 che passa. Andiamole incontro. E ubriachiamoci come il liquore giapponese. Ciao fatti e strafatti d'arte, bentornati a questo nuovo video! Lei è Maria Elena! Ciao! Lui è Danny! E insieme ad Agata siamo gli Artefatti! Se volete avere più info su questo progetto socio-artistico, vi lasciamo tutti i link in descrizione! E comunque, lei è Denise Donati, l'autrice della storia che andremo ad ascoltare! La storia si intitola Soju 2020! È letta da Gianni Giorgetti, Stefania Polidori, Danny Di Diomede e Maria Elena Saturni. Con le illustrazioni di... Buona visione! Guardo la sveglia. Sono le 7. Ancora non capisco dove sono e cosa faccio. Sono troppo down. Non ho voglia per niente di andare al lavoro. Mi tocca. Da chi devo andare? Ah, sì, da Murphy. Devo rifargli da capo quell'impianto. Mi alzo dal letto in mutande con un occhio chiuso e uno aperto. Una dependance. Un bagno, una cucina e poche pretese. Comoda e funzionale, una casetta che ho affittato dai Genesis, una famiglia di musicisti pop tradizionali dei vecchi anni Ottanta. Della famiglia è rimasto solo Tom. L'unico superstite. Non sta mai a casa, fortunato. Riesce ancora a fare qualche suonata in bar o localini. Mi trascino in bagno, spazzolino e dentifricio. Via! Raccolgo i pensieri che piano piano affiorano nella mia mente confusa. Accidenti. Post sbornia dopo il compleanno della piccola Judy, 6 anni. La figlia dei miei vicini di casa Jarvis e Jody Pendleton. Li ho conosciuti quando sono venuto ad abitare qui. Quando ho deciso di vivere finalmente per conto mio, Jody mi portò una torta di mele, Jarvis una confezione di birre, il tutto addolcito dal sorriso di Judy, aggrappata al collo del papà. Batteva le manine paffute tutta gioiosa, che spettacolo! Mi aiutarono a finire il trasloco, grandissimi, e l'intesa è stata immediata. Oggi la piccola comincerà la scuola. Mamma mia, capisco Jody, sarei... no! Sono geloso. Mi guardo allo specchio, mi rado col rasoio elettrico. 35 anni non sono poi male. Mi passo una mano tra i capelli neri corvino striati di blu. Mi fanno sentire giovane. Sì, quell'occhio in mezzo alla fronte non lo sopporto proprio. Riaffiora ogni mattina quel vecchio ricordo scolastico. Sempre preso in giro perché è diverso dagli altri. Strano. Quando negli spogliatoi mi videro senza cappellino, cominciarono a ridacchiare e a spintonarmi. Ma chi sei, Dio in terra? Ma chi ti credi di essere? Quante volte mi stesero un tappeto rosso, sì, di ketchup, che mi imbrattai tutto e dovetti pulire tutto, insieme alla bidella, come se mi fossi divertito io a sporcare l'aula. Poi cercai di controbattere rincorrendoli. Ti ha toccato il mostro insanguinato, stai attento! Nessuno, né insegnanti né genitori, ha mai capito il mio dolore, il mio sentirmi a disagio. Ci ridevano sopra anche loro. Ignorali, mi consigliavano. Ma era inutile, una guerra continua, che finì soltanto smettendo di andare a scuola e cercando un lavoro. Ma il medico ha detto che è un'opportunità. Ma intanto... io lo copro col mio fedele cappellino portato al contrario. Mi infilo la mia vecchia tuta da lavoro, gli scarponi antinfortunistica e scendo in cucina. Qui ci vorrebbe una donna a sistemare casa, io non ho tempo. Potrei chiedere a Jody se mi dà una mano. Intanto prendo un caffè freddo, una fetta di bacon fredda avanzata in frigo e un uovo sodo. E per colazione può bastare. Accendo il cellulare. Nessun messaggio, meglio così. Nessun rompiscatole.
Sto pensando che devo chiamare Jerry per prepararmi quei raccordi, per farmeli arrivare da Murphy. Se no sono fermo col lavoro. Ok, esco, raccolgo il giornale che mi ha tirato il piccolo Paul. Quel ragazzino deve prendere più mira. Mi arriva sempre sull'erba bagnata. Gli farò fare qualche tiro con la palla da baseball. Murphy non abita lontano e ci impiegherò poco con la mia macchina. Un Audi A1, intelligenza artificiale, ormai fa tutto lei. Carico la mia attrezzatura, imposto dove devo andare e i microchip installati nel pavimento guidano la mia auto dove mi interessa. L'auto fa un giro intorno alla fontana di Biagio Johnson, il primo sbarcato su Alfa Centauri. Mi piace molto con la moglie, la piccola Marge. Ormai adesso sarà diventata grande. E il vice governatore di Sparkstown. Sicuramente succederà a James Jordan, il nostro attuale governatore. La mia cittadina, carina, pulita, le vie sono tutte concentriche alla fontana. Mi sembra sempre di stare in giostra. Per fortuna non guido io, se no l'avrei percorsa tutta in derapata. Preferisco avere una macchina in buono stato più che una casa troppo moderna. Tanto ci sto poco. Meglio stare fuori a contatto con la gente. La casa dei Murphy è una villetta al limite della bolla residenziale, di nuova costruzione, ormai è completamente finita. Devo fare l'impianto idraulico e finire l'impianto elettrico. Arrivo sul posto e c'è già Fred, al lavoro con il piccolo Sam. Piccolo. Ha già 19 anni. Ha sempre aiutato il padre come manovale. Peccato. Poteva fare l'ingegnere, ma fare la scuola costa troppo e non se lo possono permettere. Mi piacerebbe aiutarli, ma ne ho pochi per me. Vabbè. Mi viene in mente che devo chiamare Jerry della ferramenta, se per caso ha ancora quei vecchi relè da mettere provvisoriamente, finché l'azienda elettrica non installa l'impianto suo. Attaccarsi a quegli alberi del cavolo sono capaci solo loro, però potrebbero farci un corso anche a noi, guadagnerei qualcosina in più. E cosa? Urla Fred. Sì, arrivo, John, finisco qui e arrivo. Eppure mezzo sordo. Ormai è già l'una. Il mio orologio lunare mi avvisa che è ora di mangiare. Per fortuna la signora Murphy ci ha preparato qualcosa. Pasta al formaggio e bistecche di manzo. Fantastica! Potrei farle uno sconto. Sto per forcare il primo boccone quando suona il videotelefono. Mannaggia lui. Rispondo dopo. Adesso mangio. Ma non mangia sta gente. Continua a squillare imperterrito. Ma che vuoi? Niente, rispondo. Ormai mi ha fatto venire nervoso e fatto passare l'appetito. Mai visto sto numero. Ma dal prefisso sembra dalla bolla ministeriale. E chi può essere? Pronto. Giampi, vecchia volpe, come stai? Oh cavolo, è quell'idiota di George. Sembra ubriaco. Cavolo vuole da me dopo 5 anni. Dimmi, George. Sì, è tanto che non ci si sente. Che vuoi? Continuo scocciato. Capirà che mi sta sulle scatole. È così che saluti un vecchio amico? Quasi fratello. Senti, sto mangiando. E vado anche di fretta che ho molto lavoro da fare. Che ti serve? Non mi chiameresti se non avessi bisogno, no? Beh, effettivamente. Senti, ma non è che verresti a casa mia? Per una birra. Due chiacchiere sui tempi passati. E togliermi quello stump che ha fatto casa sotto il lavandino. Allora, partendo dal presupposto che di tante telefonate noiose, antipatiche, stupide, impertinenti, e chi più ne ha più ne metta, quella di George è stata proprio un fulmine a ciel sereno. È il più rozzo, stupido, arricchito figlio di papà, insensibile, cinico che si possa pensare. Lo conosco. Conoscere è una parola inappropriata. So chi è, diciamo. Avrei fatto volentieri a meno di conoscerlo, ma sono stato costretto. Mamma e sua madre Rebecca, lei vorrebbe che la chiamassi zia. Bah! Si conoscono dai tempi del liceo Finkerton, il capitano della prima navicella sbarcata su Alfa Centauri. Da lì si vedono e sentono di continuo. Hanno condiviso praticamente tutto. Natali, compleanni, ringraziamenti. Capisco che per loro deve essere stato un modo per respirare, diciamo. Eravamo due bimbi discoli. Tra noi c'erano solo lotte, guerre e giocattoli rotti. Anzi no, che rompeva lui mentre io tentavo di aggiustarli. L'istinto di aggiustare le cose l'ho mostrato da lì. Poi, un giorno, si fidanzò con Stacy. E adesso devo andare a togliergli uno stump. Ma io glielo lascio lì un altro po', quello stump. Sono impegnatissimo, no?
Almeno mi vendico un po'. Giampi? Giampi? Oh, Giampi, ci sei? Pronto? Ah, sì. Ci sono, scusa. Stavo guardando l'agenda. Allora quando vieni? Dai, che ho un sacco di cose da raccontarti. Oh, sai che gioia. Sì, sì, ci sono. Allora, ti va bene venerdì alle 17? Spero dico di no. Oh, ma non è che porta sfortuna. Ma dai, ma credi a queste cose? Siamo nel 2020, su! Vabbè, sai dove abito? Al numero 27 di Albany Road. Ok, segnato. Ciao! Albany Road. Ovviamente la strada dei ricconi della bolla residenziale. Fortuna che non è vicino a me, se no me lo ritrovavo sotto casa. Terribile. Stop, basta. Per oggi ci ho parlato anche troppo. Starei bene per altri 5 anni. Bolla amministrativa. George, semisdraiato sulla poltrona in pelle, piedi sulla scrivania di vetro in un ufficio elegante e moderno dell'azienda di suo padre, la PMP Corporation. Preparano sistemi di irrigazione. Finito il liceo, George era entrato subito nell'azienda del padre. A fare cosa non si capiva bene. Tra fare fotocopie e scrivere lettere di relazioni, cominciò a distinguersi in determinazione, inventiva e nuove strategie di mercato. Il padre è abbastanza soddisfatto, anche se gli ripete sempre: «Per quello che fai prendi anche troppo. Dove li spenderai tutti i miei soldi?» «Non ti preoccupare, papà. Il tuo è un investimento a fondo perduto. Meno male che Stewart, il cancelliere del governatore, mi ha dato quel numero. Così ho ritrovato quell'idiota di Giampi, per togliere quello schifo dal lavandino. Magari riesco a farmelo fare pure gratis. Magari gli rifilo quei 2 biglietti per vedere una partita di baseball dei Pulcini, che mi ha regalato Sandy. Quella bionda che ho conosciuto al bar. Che gran bel fondoschiena quella. Dai, è meglio il calcio. È più da duri. Domani c'è proprio la partita dei Jenkins contro i Jumpers. Poltrona, hamburger e patatine. Devo solo riuscire a finire questa relazione. Lunedì c'è anche il meeting. Cavolo, potrei farla finire a Stewart. Lui fa di tutto. Se gli do $100, magari. Immediatamente, nello stesso istante, anche se a distanza, un pensiero attraversa la mente dei due. Ma venerdì 17 è domani! La giornata seguente, per George e Giampi, scorre tranquilla, come sempre. Magari Giampi è un po' più nervoso del solito, come se presagisse qualche cambiamento, ma senza capire cosa. Comincia così a fare un piccolo resoconto della sua vita attuale. Un tetto sulla testa, un buon stipendio dal suo lavoro. Sì, manca una donna, ma c'è sempre tempo, no? Che altro volere di più? Si poteva stare così fino alla vecchiaia. Qualche ora più tardi mi reco in Albany Road, numero 27. Villa ovviamente con piscina. Sicuramente abiterà ancora con Rebecca e Paul, i suoi genitori. Scarico l'attrezzatura. Il borsone sembra quasi più pesante. Una certa ansia mi arriva in gola. Non so perché. La stessa casa di quando ero ragazzino. Le corse nel giardino con George. Bei tempi. Il signor Centrax, mi chiede la governante. Sì, sono io, rispondo con un filo di voce. Vado a chiamare, non finisce la frase, arriva George in accappatoio, presumo appena uscito dalla piscina riscaldata. Devo essere invidioso? Non so. Minnie, lascia, è un mio vecchio amico. Lo stavo aspettando. Vieni, Giampi, vuoi qualcosa da bere? George mi ha sempre accolto con quell'enfasi che lo contraddistingue. Tenta di abbracciarmi, ma mi accorgo di rimanere freddo e impassibile. Quanto mi dà ai nervi. No, grazie, sto bene così. Dove sta il lavandino in questione? Dritto al punto. Magari me la cavo in poco tempo. Vieni. Ti accompagno subito. Ma dai, rilassati. Vieni, ti faccio strada. I tuoi non ci sono. Stranamente la casa è deserta, ma riccamente arredata. Lampadari di cristallo e poltrone un po' antiche che contrastano con i mobili moderni e elettrodomestici di ultima generazione. No, sono dagli Stewart. Passeranno là il weekend. Non ho capito a fare cosa. Forse le solite partite di carte, chiacchiere. Meglio così. Ho la casa tutta per me. Non credi? Mi spiega, Giorgia, prendo la porta del bagno che a confronto di casa mia sembra la mia stanza da pranzo.
marmo e quarzo rosa, tubature in similoro. Sì, hai ragione. Beh, ma si può sapere che hai? È dalla telefonata che ti sento distratto. Boh, capirò prima o poi. Sono tuo amico, no? Per me sei come un fratello. Ah, ridaglie con sto fratello, ma sei monotono, eh? Inizio il lavoro e comincio a smontare il sifone del lavandino alla ricerca dello stump. Praticamente sono dei simil topi con due code. Per prenderli bisogna spruzzare un liquido in vendita solo agli addetti. Loro si addormentano e possono essere catturati con una specie di rampino tirandoli per le code. Poi bisogna portarli all'amministrazione che provvede a eliminarli. Dopo la tempesta magnetica del 2000, l'intera stella ha avuto grossi cambiamenti ambientali, ma ormai l'intera popolazione si è abituata, anche se certe conseguenze si vedono ancora. Io infatti sono uno di questi, nato con un terzo occhio, che, come avrete capito, tengo nascosto dal cappellino rigirato. Io ho sete, vado a prendere qualcosa da bere. Mi dice George camminando verso la cucina e trascinandosi le ciabatte da piscina. Vuoi qualcosa anche tu? Ti preparo un drink? Urla dall'altra stanza, ma io nemmeno rispondo, sono troppo concentrato sul lavoro e su cosa rappresenta quella casa. Tanti ricordi di giochi con George da bambino. Le risate, lo stare bene, il sentirsi a casa. Poi qualcosa si è rotto, non ricordo bene cosa. Poi, con un gesto della mano, cerco di cancellare ricordi fumosi nella mia mente fin troppo attiva. Intanto che lavoro, lo sento che armeggia con bicchieri, bottiglie, poi il telefono che squilla. E alla fine torna. Ecco, tieni, bevi qualcosa. Mi dice mentre mi porge il bicchiere, un martini con la classica olivetta. Senza dire niente, bevo. Senti, Giampi, ho una notizia da darti. Non ce la faccio più a tenerla per me. E lo devi dire proprio a me? Sì, ascolta. Ti ricordi il sogno che facevamo sempre da bambini? Di volare. Allora? Ah, allora ti interessa. Contento, mentre mi strizza l'occhio, George si siede sul bidet del bagno e mi racconta. Ti dicevo prima degli Stewart, no? Sono i cugini di mio padre. Insomma, lui lavora nella MISA. E, tieniti forte, mi ha dato i documenti per iscrivermi. Ma ci pensi? Dai, una vita che lo volevo fare. È la mia occasione. Che ne pensi? Tu? Alla MISA? Ma sei sicuro? Non sarà una delle tue balle, dei tuoi scherzi. Nel mentre poso il bicchiere e continuo ad armeggiare con il gancio per prendere lo stump. No, no, è tutto vero. Aspetta, vado a prendere i documenti così vedi. E intanto George si fionda in salotto a prendere dei fogli sparpagliati. Ecco, quel sogno, proprio quello. Quel desiderio che teneva nascosto là, in un angolo, di cui si era quasi dimenticato. Fin da bambino gli sarebbe piaciuto volare, ma volare sul serio, su una navicella spaziale, iscriversi alla MISA, ma il solo pensiero di studiare insieme ad altra gente lo terrorizzava. Questo pensiero ormai in lui era stato sostituito con la mancanza di tempo e la rassegnazione alla vita che aveva. Come potrei io, un idraulico di Sparkstown, accedere a un progetto simile? No, non ci pensare, Giampi, non fa per te. Pensava sempre fra sé e sé, ogni volta che il pensiero cadeva lì, su quel sogno. Una lotta intestina tra il sé sognatore e il sé realistico. Ecco, guarda! Mi porge i fogli quasi tremando, interrompendo il mio flusso di pensieri. Non si capisce se è già ubriaco o solo emozionato, vuole solo che lo invidi. Quello è il suo obiettivo. Li guardo. Sì, va bene, glieli ridò e riprendo il lavoro. Beh, tutto qui. Non sei contento per me? Ma sì, certo, è che voglio finire. Lo blocco fingendo di essere concentrato, ma sotto sotto c'è riuscito. L'invidia si sta facendo strada nella mia mente. Poi un pensiero improvviso. E se ci provassi anch'io? George, quasi come leggesse nel mio pensiero, mi guarda e sibila. Perché non ci provi anche tu? Ah già, preferisci fare l'idraulico. Tirare fuori gli stump dal lavandino, seduto lì per terra. Basterebbe che studiassi un po'. Ma che parlo a fare? Non hai nemmeno i soldi per comprarti i testi che servono.
George non continua più, che già Jumpy aveva preso l'animale, raccolto i suoi attrezzi ed era uscito di casa in fretta e furia. George lo raggiunge e gli urla. Pensaci, idraulico! È questa la vita che vuoi? Ti spedisco la fattura! Ciao! Via, 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 fammi andare via che gli spacco le gambe a quello. Ma che nervi, che nervi! Lo ammazzo, io giuro che lo ammazzo, sempre a provocarmi, non cambierà mai. Quanto lo odio! Mentre penso questo, un altro piccolo pensiero ormai si è insinuato nel cervello. Potrei provarci anch'io? Sì, ma come? Torno a casa rabbioso e nervoso. Ma come? Come? Un prestito. Sì, ma a chi? Ai miei? No. Hanno a malapena per loro, non voglio disturbare. Chiedere un prestito a una finanziaria? O ai genitori di George? Ma mai al mondo. Poi sai per quanto me la fa pagare quello. Divento il suo servo chissà per quanto. No. Ho un orgoglio da preservare. In ogni caso, non voglio darla vinta a quello. È una questione di principio. In un attimo tutta la sua vita era stata spazzata via. Non c'era più niente, né Judy, né Jody, né le birre, la casettina di Genesis. Vedeva solo il suo sogno. Si vedeva già sull'astronave della Misa, vestito di tutto punto a guidare. Davanti a me l'immenso spazio blu coi puntini bianchi. E la terra di cui mi parlava mio nonno da piccolo? Non c'ero mai stato. Meno male che non sto guidando. A quest'ora avrei causato più di un incidente. Ma poi? Ne valeva davvero la pena? Mollare tutto per tentare davvero? Era solo una provocazione quella di George. E se mi volesse bene e se l'avesse detto per spronarmi? E se prendono solo me? O solo lui? O tutti e due? Quanti se e quanti ma si affollano nella mente dell'idraulico di Sparkstown, fino a convincersi di nuovo che forse è troppo difficile. Che forse è meglio continuare con la propria solita vita. Lasciare George che insegua il suo sogno. Almeno non mi avrebbe rotto più le scatole. È ormai sera e Jumpy intanto è arrivato a casa. Mentre l'Audi parcheggia nel vialetto, vede che davanti alla porta di casa sua c'è il piccolo Paul, il ragazzino che gli porta i giornali al mattino. Ha in braccio un pacco che è più grande di lui. Scende e gli va incontro. Signor Zentrax, è venuto da noi un signore in giacca e cravatta e ha lasciato questo. Io l'ho portato qui. Grazie, Paul. Sei stato molto gentile. Oh, appena possibile giochiamo a baseball, ti va? Sì, signor Zentrax. Mi hanno regalato una palla col GPS. Devo fargliela vedere. Va bene, allora. Salutami i tuoi. Il ragazzino fa un cenno col braccio alzato, come dire ok, e si avvia col suo monopattino magnetico, sfrecciando come un razzo. Porto il pacco in cucina e lo appoggio sul tavolo. Effettivamente, sembra proprio intestato a me. Ma chi me l'ha spedito? E perché? Io non ho ordinato nulla, non ho tempo di stare lì a guardare la spedizione online. Se non per lo stretto necessario. Poi leggo Misa. Il simbolo è quello, è originale. Ma io? Perché? Che vogliono da me? Apri il pacco. C'è una tuta da jogging, 5 t-shirt, giacca, scarpe da ginnastica, calzini, tutto il necessario per fare sport. Tutto con marchio Misa ovunque. Una lettera sopra tutti quegli indumenti. Il signor Jumpy Centrax è invitato a partecipare il giorno per la selezione di 3 cadetti e successivi piloti della Soju 2020. Si prega di dare conferma dell'avvenuta ricezione di questa lettera e della partecipazione al numero... È pregato quindi di recarsi con questa lettera alla bolla ministeriale Capannone 1973 bis e chiedere della palestra. Il responsabile, signor Sanwoo, si raccomanda che indossi gli abiti che le abbiamo recapitato, perché dovrà fare numerose visite mediche, prove atletiche, mnemoniche e attitudinali. Sarà ospitato per 15 giorni a spese nostre nella bolla ministeriale, includendo vitto alloggio. Grazie della collaborazione mise il responsabile. E adesso? Basta pensare, adesso si agisce. Quando è il giorno? Lunedì? Ok, andrò là, che mi costa? Al massimo torno a casa, che mi costa provarci? È già tutto qui, se mi hanno chiamato forse sanno già come sono, vado bene così. Oddio, non ci posso credere. Lo dico subito a George. No, gli faccio una sorpresa. Che sdentata quando mi vedrà lì, gli cadrà la mascella.
Vado a preparare la valigia. Chissà quanta gente ci sarà. Non è detto che ce la faccia, no? Ma no, pensiamo positivo. Ce la posso fare. Che mi manca? Il fine settimana passa tra momenti di noia, agitazione, ansia, ma arriva il fatidico giorno e Giampi si prepara a partire. Carica la valigia in auto e si dirige verso la bolla ministeriale. Non ha detto a nessuno della novità. Preferisce dare buone notizie piuttosto che sconfitte. Ha annullato i suoi appuntamenti per qualche giorno. All'arrivo c'è molta gente. Gli viene assegnata una stanza singola. Si cambia, mette tuta e giacca e si avvia verso la palestra. Scusi, sto cercando il signor Sambu. Ah, è laggiù, grazie. Una ragazza sola, in tuta, uguale alla mia. Mi scusi, dove trovo il signor Sambu? Sono io. Sì, hanno sbagliato a scrivere, sono signorina. Piacere, Licia Sambu. Risponde lei con freddezza, senza nemmeno guardarmi in volto. Mi stringe con fermezza la mia mano. Piacere, Giampi Centrax. Sì, l'aspettavamo. Si metta là alle sbarre, che tra poco la chiamiamo. Dice guardando dei fogli che teneva in mano. Vado a sedermi ancora incredulo del malinteso, ma contento. Intanto mi incanto a guardare con attenzione la signorina Sambu. Bel fisico, curve al posto giusto, castana, capelli lunghi raccolti in una coda di cavallo, occhi scuri, avrà circa 30 anni. Ho sentito da altri ragazzi in sala d'attesa che è figlia di una cuoca della mensa interna della Misa e di un ricercatore, sempre alla Misa. Da 5 anni istruttrice nella palestra interna della Misa, avrebbe potuto e voluto fare l'astronauta, ma il suo unico occhio al centro del viso non le ha permesso di passare alle selezioni di tiro con la carabina. Ora fa l'istruttrice. I capi le hanno detto: trova una squadra e allenala, diventi la loro guida. Lisa si è buttata a corpo morto nell'impresa, brava, intelligente, laureata a 20 anni in scienze motorie, single, non ha tempo per i fidanzati, bazzecco, le dice. È una questione d'onore riuscire a trovare questa squadra. Permesso? Permesso, fate passare. Devo passare, permesso? George urla facendosi strada aggomitato tra la folla di gente in attesa della chiamata per le prove di selezione. Dà un'ultima gomitata, alza la testa e i due si scorgono. Si squadrano dalla testa ai piedi, si guardano dritto negli occhi. Sembra quasi che passi una saetta tra i due. Ah, sei qui? Ma come ca... No, vabbè, non voglio saperlo. In bocca al lupo. Grazie, anche a te. E vinca il migliore. È sfida. Ma vediamo con ordine. Quali sono le prove che i nostri MISCAN, Miss Astronautic Candidate, devono affrontare? Una selezione iniziale in accordo con criteri di base, test psicologici per i candidati prescelti, una seconda fase di test psicologici e colloqui, esami medici, colloqui di lavoro. Uno dei test consiste nello spostare degli oggetti in uno spazio tridimensionale avendo cura di avere la massima precisione possibile. Tutto è reso più complicato dal fatto che i movimenti vanno programmati. La chiave per superare i duri test della MISA non è solo la preparazione e l'intuizione, ma anche il riuscire a pensare fuori dagli schemi. Sono quesiti affascinanti e sorprendenti con puzzle di memoria visiva e percezione, problemi mentali, quiz psicologici ed esercizi di gruppo e di leadership. Ma non solo, c'è poi la parte pratica, come dimostrare abilità nella sopravvivenza e superare esami fisici e medici. A quanto pare, io sono più portato per le prove fisiche, mentre George più per quelle mnemoniche e di concetto. Se volessimo metterla come una gara, siamo in parità. Ormai siamo all'ultima prova fisica, il quadro svedese. Bisogna essere molto agili e muoversi a una certa altezza da terra, spostandosi ad angolo nei vari riquadri, scendendo e risalendo, incrociando le braccia in un certo modo. George riesce bene e capisce subito quello che gli viene richiesto. Così si mette seduto in un angolo a guardarmi come se fossi uno spettacolo comico. Ho qualche difficoltà a capire il concetto di incrocio delle braccia e scivolare nel riquadro successivo. Più volte ero scivolato nei cunicoli sotterranei della bolla residenziale per scovare stump e falle agli impianti di scarico, ma questo proprio non lo capivo. Ecco che la rabbia prende sopravvento, di nuovo, e scappo sul tetto della palestra dalla vista mozzafiato. Rimango lì, solo con i miei pensieri e la rabbia che gli infuria dentro. Mi logora e non riesco a sbollire.
Perché? Perché non capisco? Sono così stupido! Perché? Cosa pensavo di fare? Sono un fallito, credevo di avverare un sogno, credevo sarebbe stato più semplice. Non è facile per niente. Prenderanno George. È meglio di me, si è visto bene. Mentre i pensieri nella testa di Giampi continuano ad aggrovigliarsi e sparare spine taglienti che continuano a ferirgli l'orgoglio, una figura femminile si presenta alle sue spalle. Lisia, che in queste settimane di prove l'aveva osservato bene, scambiandosi anche sguardi e battute. Ehi, Gabby, che fai quassù? Attirando simpaticamente l'attenzione di Giampi, che riesce a distrarsi. Mi chiamo Giampi e medito. Medito che sono un cretino. Gli rispondo sbuffando con lo sguardo lontano. Beh, questo lo sapevo già. Risponde ridendo Lisia. Io mi volto all'improvviso, stupito e ferito. In questo momento la vorrei davvero fulminare con gli occhi, anche con quello nascosto. E dai, scherzavo! Che c'è che non capisci di quel quadro? Ti arrendi già? Mi sembrava che fossi molto determinato e proprio sul più bello molli l'osso così. Ti confido una cosa, giusto perché mi sembri simpatico e molto intelligente. E anche... no, vabbè. Insomma, lo vedi questo mio occhio? Non mi hanno presa alla selezione perché ho poca mira nella carabina, ma mi hanno selezionato per fare la guida a voi, a chi passerà. Quindi, metticela tutta, ce la puoi fare. Mi dice lei, mostrandomi un pugno quasi come una minaccia. Mentre Lisia parla, mi rendo conto di fissarla in un modo particolare, quasi perso. Quanto è bella, e di buoni principi. Anche un bel fisico, sorrido di nascosto. Senza pensarci faccio l'ultima cosa che avrei immaginato di fare. Afferro il mio fidato cappellino e lo tolgo, mostrando il mio terzo occhio. Lisia rimane per un attimo stupita e poi con il sorriso compiaciuto mi dice: lo vedi? Io ho un occhio e tu ne hai tre, ci compensiamo, no? Non mi aspettavo questa reazione da parte sua e non avevo mai pensato a questo. All'improvviso tutti i miei pensieri negativi sembravano essere scomparsi. Il mio sguardo cambia, mi sento investito di nuova energia, mi sento più forte, posso farcela. Probabilmente sono io che mi metto da solo dei limiti e nascondo le mie potenzialità proprio come ogni mattina indosso questo cappello per nascondere ciò che mi rende un po' differente dagli altri. Senza pensarci troppo, mi lascio aggredire dall'istinto e getto il cappello dal tetto. Lo vedo planare e roteare e trascinando con sé la mia paura. Sono pronto a riaffrontare quel maledetto quadro. Lisia mi prende la mano. Ehi, Gabby, vieni qui, devo dirti una cosa. Mi tira a sé e me la ritrovo a 5 centimetri, quasi naso contro naso. Che c'è? Chiedo imbarazzato. C'è che mi piaci, cowboy delle stelle. E mi stampa un bacio. Beh, l'istinto mi ha appena fatto gettare la mia paura da un palazzo. Vediamo cosa combina ora. Le afferro i fianchi, l'abbraccio e le do un altro bacio più intenso, lunghissimo, da togliere il fiato. Lisia è annichilita e si abbandona chiudendo il suo occhio. Di risposta il mio terzo occhio, che è sempre stato chiuso, improvvisamente si apre, come se si fosse svegliato in quel momento. Ora posso affrontare il quadro svedese con l'appoggio morale di Lisia e una nuova consapevolezza. La scena è stata osservata attentamente da George, nascosto dietro un angolo di un vecchio sgabuzzino costruito sul tetto. Quella stessa sera, al bar sotto la palestra, George scorge Lisia che chiacchiera amabilmente con Giampi e Tom, il barista. Così decide di intrufolarsi nella conversazione. Ehi, buonasera, come va? Oh, salve, lei è George, vero? George Finley, vero? Sì, signorina. Mi chiami pure George. Risponde George sorridendo sornione mentre Giampi osserva la scena curioso bevendo il suo tè alla pesca. Va bene George, chiamami pure Lisia, fuori dalla palestra però. Oh grazie, bel nome, complimenti. Ma vedo che state già bevendo, quindi potrei chiederle se vuole fare una passeggiata con me? Le farei vedere il mio ufficio, sa... L'azienda di mio padre è qui vicino. Ho proprio un bel telescopio ultimo modello. Mi piacerebbe farle vedere la costellazione di Orione,
che passa proprio in questa stagione. E così facendo le prende la mano e comincia a trascinarla via dal bar. Lisia, indignata, si stacca dalla presa. George, infastidito, cerca di riprendere la mano, ma non riesce. A quel punto, come un bambino che non può fare a meno del sapore del cioccolato appena scoperto, mi lascio catturare di nuovo dall'istinto e mi piazzo davanti a Lisia in sua difesa. Ma George, immediatamente... Levati! La signorina viene con me. La signorina, a quanto sembra, non vuole venire con te. Levati tu. Così George, pieno di livore, mi dà un pugno sul mento, scaraventandomi a terra dolorante. Tra noi si scatena elettricità. Mi alzo e corro a dare energicamente un pugno allo stomaco di George. Lisia tenta di calmarci, ma è inutile, la scazzottata continua e ci trasciniamo negli spogliatoi maschili. Che vuoi da Lisia? Lasciala stare! Gli chiedo con il labbro sanguinante alzando la guardia come nel film Rocky Balboa che mi faceva vedere nonno da piccolo. Chi sei tu per decidere? Lascia decidere lei! Mi risponde George. Dai, hai Stacy, no? Stacy? Chi è Stacy? Ah, quella Stacy! Quella puttana del liceo! Perché dici così? Non stavi con lei? Mi fermo improvvisamente sbalordito. Non mi aspettavo quella risposta e continuo a tenere George per il collo della maglietta. Ma no, quella mi ha lasciato dopo un anno. Devo ancora capire perché. Stacy piaceva anche a te. Non ci credo. E allora pigliati anche questa. Con rabbia gli lascio la maglietta. Che sei, geloso? No, peggio. State insieme. Fa come ti pare, tanto è come quando eravamo piccoli. Tu rompi e io aggiusto. E qui vuoi rompere qualcosa di bello. E che c'è da aggiustare? Dai, va bene. Te la lascio stavolta. Ti faccio un favore, no? George si sta rendendo conto che Jumpy sta realmente soffrendo. George non avrebbe mai ammesso di sbagliare e a suo modo chiede scusa. Jumpy è seduto per terra appoggiato al muro. Alcuni secondi di silenzio tra i due. Pochi attimi nei quali sembrano finalmente comprendersi più di quanto abbiano fatto in tutta la loro vita. Alza la testa e abbozza un sorriso. Ha dolore dappertutto dopo la scazzottata, ma finalmente ha ritrovato il suo amico d'infanzia come lo conosceva. Rompiballe, ma sincero e buonaccione a modo suo. Ma dimmi un po', era per questo che ce l'avevi con me? Che te la sei presa per 5 anni? Jumpy non parla e annuisce. Ma dai, imbecille, vieni qua. George lo tira verso di sé e lo abbraccia come non aveva mai fatto prima. Piano piano un sorriso gli si disegna sul volto. Come quando erano piccoli, fratelli, anche se non della stessa madre. Tornano in palestra, l'uno sotto il braccio dell'altro, ridendo. La scazzottata è servita. Avanti con gli allenamenti, tra pochi giorni c'è il colloquio e la selezione e si saprà chi andrà sulla navicella la Soju 2020. Sono 2 giorni che penso di tornare subito a casa a fare l'idraulico di Sparkstown, ma ormai tutto questo nuovo ambiente mi piace. Elisia mi ha spifferato che se non riesco a passare la selezione quest'anno potrei essere assunto come attrezzista. Difatti, il signor Joele è quasi prossimo alla pensione. E con una chiacchierata col responsabile potrei prendere il suo posto e magari tentare l'anno prossimo le selezioni per la navicella. Così posso stare vicino anche a Lisia. Un affetto che piano piano sta crescendo. Anche a Giorgio l'ambiente non dispiace affatto. Al di là delle selezioni è entrato nella squadra di calcio della Misa come cadetto Miskan, come riserva. Da certi rovesci di sinistro che tutte le ragazze gli fanno la ola quando passa negli spogliatoi. Così... la fatidica mattina mi sveglio, già con un nodo in gola. Quasi non avevo dormito per la tensione. Mi vesto, senza nemmeno guardare cosa sto indossando. Ma sicuramente sarà la solita tuta Misa. Ormai è una seconda pelle. Niente cappello. Che soddisfazione vederti aperto, vispo e attento. Un caffè al volo, una brioche e via all'ufficio dei selezionatori a fianco della palestra. Lisia mi sta aspettando appoggiata al muro. Legge il giornale. Appena mi vede mi squadra dall'alto al basso. È proprio bello il mio amore oggi, mi dice con un gran sorriso. Simpatica, ma io sono bello sempre, che credi? Oh, come siamo sicuri oggi, sei pronto? Appena si avvicina
mi dà un bacio a stampo, in punta di piedi. Siamo entrambi alti, ma io di più. Sono nato pronto. E George, è arrivato? Mi guardo intorno preoccupato. No, non ancora. Ma vedrai che tarda poco. È dopo di te in graduatoria. Vedrai che sarà qui a momenti. Ah, e infatti eccolo che correndo arriva. Ehi, ragazzi, pronti? Chi c'è dentro? George, piegato in due dalla corsa, mani sulle ginocchia, riacquista fiato. Tra poco tocca a me. C'è il coreano, Park Geum-soo. Ha in mano un sacco di amuleti. Rido cercando di mascherare l'ansia. Devo farcela, devo assolutamente farcela. E ce la posso fare. Ormai questo è diventato il mio mantra dall'inizio della giornata. La maniglia della porta lentamente si abbassa. La porta si apre e Park Geum-soo esce. A testa bassa. Mi guarda, gli sorrido forzatamente e lui di risposta mi incoraggia col pugno alzato. Fighting! Forza! È il mio turno. Entro nella sala, tutta bianca, una luce quasi accecante, una sedia da una parte, un tavolo bianco lungo sul quale sono appoggiati i selezionatori, ex piloti, amministratori, delegati, presidenti di associazioni, insomma la creme della creme dell'ambiente. Buongiorno. Mi siedo e il primo da sinistra comincia a parlare. Signor Centrax, le diamo il benvenuto in quest'ultima fase. Lei è consapevole che questo è l'ultimo stadio della selezione? Sì, direi di sì. Devo ancora capire come avete fatto a trovarmi, visto che non l'ho fatto io la domanda. Ma ormai che siamo qui, balliamo. Di questo non si deve preoccupare al momento. Chiederà poi alla nostra segretaria. Va bene. Allora, signor Centrax, le do questo documento. Me lo risolva in 20 minuti, poi le farò un'ultima domanda. Una ragazza in mezzo a tutto quel bianco mi si avvicina con i suoi tacchetti tic-tac tic-tac. Mi porge il foglio e la penna e sparisce da dove è arrivata. Il gioco della Misa, documento 1. Il problema. Siete i membri dell'equipaggio di una spedizione sulla Luna. La vostra navicella spaziale si è schiantata sul suolo lunare, ma non tutto è perduto. L'equipaggio è illeso e a circa 300 km da dove vi trovate c'è un modulo lunare di salvataggio con un altro equipaggio, la vostra unica via di salvezza per raggiungere la Terra. Sia la navicella distrutta che il modulo lunare di salvataggio sono sul lato illuminato della Luna. Tutta l'attrezzatura presente nella vostra navicella è inutilizzabile, a parte 15 oggetti. Analizzate, valutate e quindi classificate in ordine di importanza tutti gli oggetti a vostra disposizione. C'è un altro foglio allegato con tutta la lista. Ci penso un po' su e poi metto in ordine, un po' per logica e un po' a istinto. Dopo circa 15 minuti faccio cenno di consegnare i fogli, sempre alla ragazza fantasma. Allora, signor Centrax, le faccio un'ultima domanda. Lei perché vuole volare sulla Soju 2020? È un desiderio che tengo nascosto da molto tempo, ma un po' per paura, un po' per pigrizia e poca fiducia in me stesso, non mi sono mai buttato. C'è un'altra ragione per me più importante. Da quando ero piccolo, un bambino di 10 anni, mio nonno mi parlava delle stelle, della luna, della terra, tanto martoriata dall'uomo con l'inquinamento e i soprusi di ogni sorta. Vorrei poter essere di aiuto e portare un po' di speranza, visto che qui, su Alpha Centauri, abbiamo trovato un discreto equilibrio. Esatto, signor Centrax, è una buona risposta. È anche quello che vorremmo noi, portare la nostra tecnologia sperimentata qui su Alpha Centauri di nuovo sulla Terra. Magari si può ancora salvare. Bene, può andare. Mi alzo, tranquillo come se uscissi dal bar. Saluto cordialmente i selezionatori ed esco. Allora, come è andata? Beh, direi bene. Ma tocca a te, dai, in bocca al lupo. George entra, stessa prassi. Ma alla domanda, lei perché vuole volare sulla Soju 2020? Perché Alpha Centauri per me è diventata troppo piccola. Voglio uscire da qui, conoscere nuovi luoghi, nuove realtà, usi, costumi di altri mondi. Anche quelli dove nessun uomo è mai giunto prima. I selezionatori, intanto che George parla, prendono appunti e giocherellano con la penna senza mai alzare la testa. Pure George sembra a suo agio e spavaldo con tutti. Si sente però un po' stranito da quell'ambiente. Chissà se hanno capito la battuta su Star Trek. Ma che seri. Va bene, prego, vada pure.
E anche George esce, sostenuto da Lisia e da me. Allora? Gli chiedo entusiasta. Bah, ho fatto una battuta. Non so nemmeno se l'hanno capita. Ma che seriosi. Le selezioni procedono tutta la giornata e il mattino dopo vengono esposti in un cartellone fuori dalla palestra i relativi scrutini. I nostri tre ragazzi sono arrivati di buon mattino a fissare la bacheca. Erano già lì, ancora prima dell'inserviente, seduti per terra sul marciapiede. Dall'altra parte della strada, appena arrivato, si sono catapultati sulla bacheca a guardare. I nomi sono questi: comandante Lisia Sun Woo, pilota Jumpy Chentrax, secondo pilota George Finlay, ingegnere di volo Park Geum-soo. I signori presenti in questa lista sono pregati di presentarsi domani alle prove sul modulo Soju 2020. Non ci credo, non ci posso credere! Ce l'ho fatta! Mi porto immediatamente le mani sul viso, sono emozionato. Una lacrima mi scende e abbraccio Lisia, stretta stretta, anche lei emozionata. Gli sforzi non sono stati vani. George salta e balla come un pazzo, anche se è il secondo pilota. È contento di essere con i suoi amici. Amici, ormai questo sono diventati. Condivideranno un sogno e arriveranno anche là, sulla cara vecchia terra. Fine. No, non è vero, mancano ancora alcune cosette prima della fine. Alla fine chi ha mandato il pacco a casa mia? Ma come, tontolone? Non ci arrivi? No, non ci arrivo. E dai, è stata tua madre, no? Mamma, ma quando? Praticamente abbiamo fatto la domanda insieme. Lei per te e io per conto mio. Poi per spronarti ti ho detto che l'avrei fatta, ma tu non l'hai capito. Un classico. Tutto preso dai tuoi stump. Ah, ecco, ora capisco. Beh, ringrazierò mamma allora, alla prima occasione. Sì, certo. Domani siete invitati tutti a casa nostra per il pranzo. Anche tu, Lisia. Ormai sei parte della famiglia. Ok, grazie, George. Andiamo a festeggiare? Tra qualche giorno ci aspettano le prove e si vola! Fine davvero. E questa era la bellissima storia scritta da Denise. Elena, quasi quasi potremmo andare a girare qualche video su Alpha Centauri. No, Danny, perché tu vuoi solo la rubare la ragazza Jumpy. Preferisco più. Vi ringraziamo per aver visto questo video. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale, di lasciare tanti like, di attivare soprattutto la campanellina e, se vi va, di lasciare qualche commento. Nel prossimo video vi sveleremo il backstage della storia che avete appena ascoltato direttamente dalla bocca della scrittrice. E come diciamo sempre, tante belle cose! Ciao!